E ci... Giovani leoni, i nuovi grandi della canzone italiana. Wow! E allora Paolo Macagnino! Accogliamolo con un applauso! Buonasera, Val di Chiara! Su, su le mani, ci scateniamo! Tu ti accendi nella notte percorrendo sempre la tua vanità simpatica, dondolando su due fronti, sempre al centro dei tuoi conti in regola. Io sono, come posso dire, perché contento è anche un po' riduttivo, perché comunque un contesto del genere, un palco del genere, condividere anche, come posso dire, il tuo spazio, la tua musica, anche solo il tuo brano, il tuo cavallo di battaglia, poi con tanti artisti che comunque stanno qui da 20 anni, che quindi hanno una gavetta, hanno riempito stadi, hanno riempito palasport di tutti i tipi, è chiaro che ti rende molto molto orgoglioso di te stesso, contento di ricevere il premio, ma anche contento di stare su quel palco, perché per me poi l'aspetto live è qualcosa che è molto molto fondamentale. I concerti sono sempre belli, poi è chiaro che magari questo contesto dove ci sono, non lo so, fiumi di gente che veramente non finiscono più, è qualcosa di veramente molto molto unico e speciale, quindi contentissimo. Per quanto riguarda diciamo, quelli che sono un po' gli eventi immediati, quelli di quest'estate, del 2015, abbiamo delle date che ovviamente poi sono sempre in divenire, in costante cambiamento, conferme, un po' in tutta Italia. C'è un grosso progetto discografico che stiamo iniziando a fare, quindi è il mio secondo album, perché io il primo album l'ho fatto l'anno scorso, appena uscito da Amici, prodotto dalla Dornella Vanoni con la Believe Digital, e il secondo album stiamo incominciando a lavorarci su, e quindi credo che nel mese di settembre dovrebbe già uscire il secondo singolo su cui puntiamo tanto. Giovani leoni, i nuovi grandi della canzone italiana. Benedetta Giovannini. Distesa su me ti desiderai, un fiore si aprì e Dio mi avverai, perversa bugia oppure realtà, dovunque io sia poi precipitai. Io e la libertà, io e la scenità, io e quei nodi che mai pensavo di sciogliere. Questa sera presenterò il mio nuovo singolo, che è tratto dal mio primo EP, che si intitola Invisibile, e il brano in uscita si intitola La Tempesta Perfetta, e è stato scritto da Vincenzo Incenzo. E quindi insomma sarà una bellissima occasione per presentarlo al pubblico, vedremo se verrà accolto bene, speriamo di sì. I progetti, è uscito questo EP, però c'è in progetto di far uscire proprio l'album completo. E quindi stiamo lavorando a nuovi brani, ho scritto un nuovo brano perché comunque sono cantautrice, quindi scrivo anche i brani che poi canto, e quindi proprio questa, speriamo che entro l'autunno si riesca a far uscire questo album. E un grande saluto agli amici di Televisionet. Un saluto da Paolo Macagnino per televisionet.tv.